Paolo Tagliavento, insomma, è passata la paura stando alle parole dell'ispettore della Lega, dell'agronomo della Lega. Eh sì, nel senso che comunque siamo immediatamente intervenuti appena la Lega ce l'ha detto, anche perché non avevamo margini di poterci pensare. In 24 ore abbiamo dovuto trovare l'azienda e chiudere tutta l'operazione. Ma quando hai visto il campo in quelle condizioni? Allora, noi che il campo in questa fase potesse stare in emergenza, lo abbiamo comunque, è una cosa che sapevamo, perché bene o male sappiamo che per le condizioni del nostro sottofondo ad agosto un po' il terreno viene un pochino meno. Poi ovviamente le condizioni climatiche di quest'anno, incredibili condizioni climatiche che ha colpito tutta Italia, ha portato a un crollo totale in 24 ore di quella che era rimasta tra Poa e il poco lietto che era rimasto lì. Quindi sei soddisfattissimo, insomma, adesso poi finalmente... Sì, per ora soddisfatto lo sono relativamente fino a domenica dopo la partita, perché poi tutto questo lo cerchiamo di farlo per poi poter raggiungere l'obiettivo principale, certo, che è quello di vincere. Diciamo che comunque a livello strutturale il campo sarà al 95% domenica, ma sarà al 100% la prossima partita a casa. Senti, ieri c'è stato il sopralluogo di Bandecchi. Sì, il presidente è venuto a farci un saluto, domenica purtroppo non potrà essere presente, quindi ha fatto un po' il giro del campo, siamo andati ai campi d'allenamento, insomma è sempre vicino alla squadra. Parlavo con la squadra, quindi... Sì, ha parlato un po' con la squadra, con i ragazzi, con lo staff, ha fatto un po' un giro panoramico per far sentire ancora di più la sua presenza. Senti, il giro panoramico l'hai fatto anche tu, perché ieri poi noi siamo andati nel pomeriggio, ma in mattinata c'è stato te con il direttore generale del settore giovanile Palladinetti. Dove dicevi? A Cascia. Sì, dopo, appena è andato via il presidente, ho fatto un salto a Cascia a trovare le ragazze, a dare loro un benvenuto ufficiale in mezzo del lavoro, e ho portato a loro i saluti del presidente, e anche loro comunque è stato un po' un modo per far sentire, il 90% di loro sono nuovi, quindi è stato un po' un modo per fargli sentire la Ternana Calcio come una grande famiglia. Ti posso garantire che hanno apprezzato dalle parole dette. Avevano alternativa? No, quindi vabbè, nessuno gliel'ha chiesto, potevano tranquillamente non dirlo. Complimenti, perché insomma avete fatto a tempo di record veramente qualcosa di straordinario, a cui pochi credevano, no? Perché insomma... Beh, diciamo che noi abbiamo preso un'azienda leader che facesse queste cose, quindi nel trovare l'azienda leader, perché poi è stata anche una sinergia di fattori, perché non tutte le aziende avevano a disposizione 7500 metri quadrati di gramigna, non è una cosa facile da trovare, infatti ne avevamo consultate un paio, poi fortunatamente quella tra le migliori avevano a disposizione questa cosa, e siamo messi subito in atto, perché poi l'altra problematica era trovare i mezzi di trasporto. Abbiamo fatto circa 30 viaggi Verona-Terni con tir frigo, quindi non è stato nemmeno semplice. Io ho contattato l'azienda il venerdì e il lunedì loro sono venuti giù, quindi abbiamo passato quel weekend a trovare aziende di trasporti che potessero portare giù tutto il materiale, quindi loro alle 10 stavano qua e mi avevano assicurato che per la prima partita non ci sarebbero stati nessuna tipologia di problemi. Il tempo un pochino questa volta fortunatamente ci ha assistito e siamo andati speditissimi, come credo sia un po' il nostro modo di fare. Bene, il campo è a posto, speriamo che continui a piovere un pochino per migliorare ancora di più la situazione. Ora non ci resta che vincere. Ora non ci resta che vincere. In bocca al lupo. Crepi, grazie.